Mercoledì 12 settembre, in primo piano nel TGL News, parliamo di istruzione, visto che sono 35.578 gli studenti piacentini che lunedì inizieranno ufficialmente le lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado di città e provincia. Il Comune ha però espresso preoccupazione per le centinaia di insegnanti precari in attesa di conoscere il luogo in cui lavoreranno nel nuovo anno scolastico. Tutti i numeri e i dettagli della scuola piacentina li trovate sul nostro sito liberta.it. Passiamo ora alla cronaca. È stato rintracciato il nigeriano che lo scorso 30 luglio accoltellò un connazionale ad un braccio in via Torricella. Si tratta di un 22enne che era stato subito identificato ma rintracciato solo nei giorni scorsi nell'Lodigiano. Il giovane si è presentato spontaneamente in questura a Piacenza, dove gli è stato notificato l'obbligo di firma 3 giorni alla settimana. Il nigeriano vive nell'Lodigiano e ha precedenti per lesioni. Novità importante in via Taverna, dove si dice addio, o meglio si è dato addio alle tanto osteggiate strisce blu a pagamento su di un lato della trafficata strada cittadina. Dall'inizio di agosto infatti sono spuntati gli spazi bianchi a sosta limitata gratuita, una soluzione comoda e felice per i clienti, commentano soddisfatti i commercianti della zona. Si favorisce in questo modo l'aumento e il ricambio della clientela. Chiudiamo con il calcio. Questa mattina sono stati presentati i calendari per il campionato di Serie C 2018-2019. Piacenza e Pro Piacenza, inserite nel girone A a 20 squadre, hanno quindi conosciuto le tappe del loro imminente cammino. Sarà un inizio di fuoco per le piacentine. Alla prima giornata infatti il Piace busserà alle porte della Pro Vercelli, mentre il Pro Piacenza se la vedrà al Garilli contro il Siena. Per la stracittadina bisognerà invece attendere l'undicesima giornata, in programma domenica 11 novembre. Si giocherà anche il 23 e il 26 dicembre, con la prima di ritorno prevista il 30 dicembre. Anche in questo caso tutti i dettagli con i calendari completi li potete trovare sul nostro sito liberta.it. La nostra edizione termina qui, il TGL News torna più tardi.